Grande fratello VIP, Veronica Sarti bacchetta Francesco Monte, mi sento indignata. Veronica Sarti non comprende le parole pronunciate dal concorrente tarantino, intanto Alfonso Signorini ipotizza il vincitore dell'edizione del 2018. Francesco Monte, in questa edizione del Grande Fratello VIP, è sicuramente il concorrente che più fa discutere. Tra le persone che non hanno apprezzato alcune sue affermazioni c'è anche Veronica Sarti. L'ex concorrente del GF15, infatti, ha bacchettato l'ex tronista per la frase, giudicata da molti omofoba, pronunciata dopo il bacio saffico avvenuto tra Giulia Salemi e Martina Amdi. La Sarti critica Monte. Dopo aver visto le due coinquiline baciarsi, Monte aveva dichiarato di provare schifo nel vedere due donne che si baciano. Inoltre, il pugliese in quell'occasione ha anche dichiarato che, secondo lui, le persone del Nord Italia sono più aperte mentalmente rispetto a quelle del Sud. Ad esprimere la sua opinione in merito al comportamento dell'ex tronista anche la figlia di Bobby Solo, che ha detto la sua in un'intervista a Il Tempo. La ragazza si è detta indignata per il comportamento dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi. In particolare, uno dei fatti che ha fatto storcere il naso alla Sarti è il momento in cui Francesco Monte, video, ha avuto da ridire su Elia Fungaro, colpevole di avergli dato del tarantino. Un vero e proprio scivolone, secondo la Sarti, che ha fatto cadere il GFino nell'incoerenza più totale. Inoltre Veronica Sarti di recente ha anche pubblicato una foto sui social in cui si scambia un tenero bacio con la fidanzata Valentina. La foto, come confermato dalla stessa Veronica, non è stata assolutamente una provocazione nei confronti di Francesco Monte, ma un messaggio dedicato a tutte quelle persone che non sono ben informate. Infine, nell'intervista rilasciata a Il Tempo, l'ex GFina Veronica Sarti ha confessato di ricordare con piacere il bacio scambiato in diretta TV tra Belen Rodriguez e Ilary Blasi, ha dato una bella sferzata al mondo femminile. GF VIP, Alfonso Signorini ipotizza il possibile vincitore del reality show. A casa Signorini il direttore di Chi, Alfonso Signorini, si è lasciato sfuggire il nome dell'ipotetico vincitore del Grande Fratello VIP 2018. Secondo l'opinionista del reality show, Silvia Provvedi è la favorita per la conquista della vittoria. È prematuro parlare del vincitore, ma Fabrizio Corona, video, gli ha dato un bel assist alla cantante modenese in coppia con la gemella Giulia. Dopo aver asfaltato in diretta il suo ex fidanzato, le quotazioni di Silvia Provvedi sono salite alle stelle. Non ci resta che stare a vedere se Signorini alla fine avrà ragione.